Oh, eccoci qua per un nuovo appuntamento con un po' di news e una chiusura sulla risposta che mi è arrivata a una delle tante letterine di questi giorni inviate ai nostri cari ministri. Oh, dunque, partiamo con l'India. Siccome resta ormai sapere, giornali, telegiornali, tutti pieni di questo incredibile resurgence, ovvero questo aumento colossale dei casi e delle morti in India. Ora, a parte il fatto che siamo arrivati a giornaliere tra le 2 e le 3.000 morti, quasi anche 4.000, pensate che numeri spaventosi, la popolazione indiana è 1 miliardo e 400 milioni circa, noi siamo 60 milioni, da noi ricordo che nelle ultime settimane viaggiamo tra le 300 e i 500 morti giornalieri, se io prendessi anche 4.000 morti e li dividessi per 20, che sono ancora di più tra l'altro, ma comunque facciamo diviso 20, che è la popolazione italiana moltiplicata per 20 più o meno arriva intorno a quella indiana, noi avremmo in realtà l'equivalente di 200 morti italiani. Quindi l'India sarà anche al collasso, per l'amor del cielo, poi avete visto, vi fanno vedere questi roghi perché non ci sono le pile di cadaveri per strada e quindi loro per smaltirle devono fare dei roghi che in realtà sono i roghi tradizionali indiani, quindi ci stanno raccontando una cazzabubola. In più, l'altro giorno anch'io ho condiviso, chi volesse va sul mio canale Telegram, scorre un po' e lo trova, notizia del New York Post che ha pubblicato foto e video di una tragica situazione dove una signora, purtroppo addirittura con la bava alla bocca, a terra e credo una parente o comunque un'amica che la assiste. Peccato che quello fosse un video del maggio 2020, quando in India esplose una centrale di agenti chimici e purtroppo le persone furono intossicate, le persone che erano in quella zona. Quindi inventiamo notizie a capocchia, tanto non c'è nessun problema, ma noi partiamo con The Hindu, che secondo me indirettamente, come dire, visto che non ve lo fa vedere nessuno, ve lo faccio vedere io, ci ricorda che tutto questo gran disastro indiano, a quanto pare, non è che ci sia proprio. Questo è un articolo del 28 di aprile, ovvero ieri. L'India ha gentilmente declinato l'offerta di assistenza delle Nazioni Unite, perché, così dicono, il nostro sistema è robusto. Ora, non è che io voglia escludere che il Premier Modi magari voglia far finta, come dire, un po' di nulla, no? Sì, c'è casino, però non esageriamo che poi c'è rischio, perché tra l'altro chi non li avesse visti girano dei bei video dove gli indiani, soprattutto quelli più grossi d'Italia, prendono letteralmente a sberle i poliziotti, quindi insomma è piuttosto interessante vedere come da quelle parti, tra l'altro anche qualcheduno scimitarra in mano, ma questo è un altro discorso. Dicevamo quindi, c'è questa notizia, ora io vi voglio far vedere, così ci capiamo, facciamo capirci, come diceva il buon Di Pietro. Andiamo a vedere dei grafici. Allora, siamo sul sito, eccoci qua, World in Data, adesso non vorrei sbagliare, Our World in Data. Questi sono numeri che arrivano dalla Johns Hopkins University, che nonostante per me siano equivalenti a una capocchia di nulla, però sono quelli ufficiali, quindi te devi fidare, questi te mettiamo. Allora, questi sono i vaccinati, almeno, meglio dire, coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Come potete vedere, fino a inizio marzo 2020, la campagna da loro è iniziata fine gennaio, inizio febbraio, se non ricordo male, poi ci sono i dati, quindi ve li metto sotto, li potete andare a vedere. Fino all'inizio di marzo avevano vaccinato più o meno l'1% della popolazione, quindi siamo intorno ai 13 milioni di vaccinati. Da lì in avanti, negli ultimi 2 mesi, sono arrivati quasi al 9%, quindi possiamo dire più o meno 130 milioni di persone. Allora, questo è il progressivo delle vaccinazioni e così, ma una casualità, non c'è assolutamente nessun nesso, andiamo a vedere. Questo è l'aumento giornaliero, ovvero i nuovi casi giornalieri confermati, ci fidiamo, in India. Si noterà che proprio da fine febbraio, inizio marzo ad oggi c'è stata una leggerissima impennata nei nuovi casi, proprio parallela all'impennata delle vaccinazioni. E poi andiamo a vedere anche l'altro grafico che invece ci mostra i nuovi decessi, le nuove morti, esattamente
anche questo parallelo agli altri due, però lo diciamo, lo ricordiamo sempre, noi non siamo mica dei strani complottari, cose, insomma, non c'è problema, ma non, come detto, non c'è assolutamente nesso. Restiamo in tema e andiamo invece sul sito dell'Agenzia Giornalistica Italiana, ma li trovate un po' ovunque, questa notizia è fresca di giornata. L'Europarlamento adotta il certificato verde vaccinale. Ora, nel sottotitolo leggiamo: favorirà gli spostamenti all'interno dell'Unione Europea. Voti a favore 540, 119 contro, 31 astenuti. Io ho anche condiviso sempre sul mio canale Telegram, preso ovviamente da altri che sono riusciti a metterlo a disposizione, il video di una simpatica eurodeputata leghista che, dopo che questi signori ci avevano detto che loro erano assolutamente contrari a queste forme, palesi forme di discriminazione, spiegava invece per quale motivo loro avevano votato a favore, lo ricordiamo, hanno votato a favore anche i simpatici eurodeputati leghisti, per non dimenticare che vi prendono per il culo ovviamente, ma insomma sono cose che vale anche per gli altri, adesso non è che ce l'abbia in particolare con qualcuno. Una cosa interessante, ora mi dite che questo certificato verde non è vincolante. Addirittura in quel video la signora diceva che non è un documento di viaggio, non discrimina niente nessuno. Allora la domanda è: cacchio lo fai a fare? Prima domanda. Seconda questione, siccome io sono uno di quei cattivoni che non si vaccinerà, e sono anche uno di quei cattivoni che non si farà mai piantare un cotton fioc nel naso 15 centimetri per andare a ravanare dove non batte il sole. Tra l'altro, fossi cinese rischierei pure quello anale, ma questo è un altro discorso. Io proporrei così, sommessamente, visto che non vogliamo discriminare nessuno, io proporrei, essendo persona sana e potendo dimostrare di essere persona sana senza bisogno di nessun tipo di test, io proporrei l'autocertificazione. Non volete discriminare nessuno, cari signori dell'Europarlamento e anche cari signori del nostro ridicolo governo che ci sta a provare e staremo a vedere fino a dove arriveranno. Fate una cosa molto semplice, autocertificazione. Mi assumo la responsabilità. Io sono sano, autocertifico la mia sanità di corpo e magari anche quella di mente, che invece a quanto pare gli europarlamentari hanno perduto. Ma passiamo a un'altra notiziola che sta facendo un po' il giro, perché questo è interessante. Su Nature appare il consueto articolo di propaganda barra marketing vaccinale, che mette insieme tutta una serie di luoghi comuni. Ovviamente questo signore Peter Hotez, adesso Hotez, sa minga qual è, che dice: è tempo di confrontarsi con l'aggressione anti-vax. E uno dice: porca vacca, cioè, c'è un'aggressione. Ora, io, indipendentemente dal fatto che abbiamo sempre ripetuto la solita menata, non siamo contro la vaccinazione, a prescindere. Io sono uno di quelli che, forse l'unico o uno dei pochissimi, che l'anno scorso a luglio pubblicò un articolo sul suo sito riportando uno studio che diceva che c'è un vaccino, quello per la tubercolosi, che nei paesi in cui esiste ancora il problema è stato somministrato ed è stato verificato che aveva un ottimo impatto anche sulle altre malattie respiratorie. Allora io ho detto con diminuzione sostanziale, cioè parlavamo di più del 30% di diminuzione dei casi e dei casi gravi, delle altre malattie respiratorie. Io dissi: vabbè, ragazzi, c'ha più di 50 anni, è strasicuro, qui se veramente no, non c'è nessun problema. Quelli che sono in circolazione adesso sappiamo che stanno mietendo vittime e eventi avversi di ogni genere, dai meno ai più gravi. Qui invece andavamo praticamente sul sicuro, perché no? Questo solo per dire che non siamo contro a prescindere, siamo contro questi, ovviamente contro questi, perché non vogliamo essere cavie. Comunque questo signore in questo articolo sostanzialmente dice che bisogna andare contro l'offensiva anti-vax, come se non ci fossimo accorti che
L'unica propaganda che è in corso è quella proprio vaccinale. In tutto e per tutto, a tutti i costi, penso, dovete vaccinare, dove cazzo volete andare? Vi verremo a prendere anche per casa. Questo è un po' il senso di questo articolo, dove tra l'altro ci sono anche altre indicazioni sul fatto di andare a prendere i gruppi più grandi, come se fossero delle associazioni terroristiche. Ora pensate voi, gente sana che semplicemente dice io sarei sano. Stiamo parlando di una malattia che da 0 a 30 anni ha lo 0% di mortalità, 0%. Nel nostro paese, come negli altri, andate a consultare i loro dati che pur gonfiati li fregano da soli e da 0 a 50 anni siamo allo 0,1, 0,2 a seconda delle fasce di età. Questo è quanto io per il momento rientro in quella fascia di età a quale abbiamo uno 0,1 e francamente vorrei capire perché devo andare a rischiare. Che so io di rimanere cieco piuttosto che di avere problemi cardiaci, piuttosto che di avere altre problematiche come quelle da nulla, no? Delle trombosi, insomma, oppure di rientrare in quel numero infinitamente piccolo. Ad oggi sono state segnalate ufficialmente, e sappiamo che ufficialmente non vuol dire numeri reali, ma comunque ufficialmente quasi 8.000 morti al database Eudravigilance europeo. Se ci aggiungete i 1.000 circa della Gran Bretagna, che tra l'altro fa registrare più di 500.000 reazioni avverse tra il vaccino Pfizer e quello di AstraZeneca, se aggiungete i più di 2.000 morti negli Stati Uniti, andate sul VAERS, io ho già condiviso tutte queste informazioni, chiunque può andare a farsi un'idea, cercate e vi fate un'idea. Più di 2.000 morti e curiosamente molti meno eventi avversi, quello è curioso, non sono ancora arrivati ai 100.000, però comunque stiamo parlando di più di 10.000 morti solo considerando queste tre realtà, e poi ci sono tutte le altre, che cosa volete che siano, abbiamo visto i numeri dell'India, magari, no, come diceva il buon Divo Giulio, a pensar male. In ogni caso, questa è la situazione, noi siamo a quanto pare dei terroristi e chiederemo asilo politico, non lo so, a qualche paese dove ancora si ricordano che esistono le libertà personali ed esiste la libertà. Il diritto di scegliere cosa fare del proprio corpo. Chiudo con il mio sito, non è autopromozione, nel senso che sapete com'è, io condivido. Allora, io in queste settimane ho scritto al governo, Protezione Civile e Consip per la questione dei famosi container acquistati, circa 8.000 container in tutta Italia per eventuali emergenze. Ovviamente non è arrivata risposta, ma è stata pubblicata una nota nella quale più o meno hanno spiegato, insomma, beh, sicuramente non c'entra niente Covid, noi ci fidiamo, fino a prova contraria, tanto poi se li usano per quello lo vedremo, comunque noi ci fidiamo. L'altra letterina era stata inviata proprio l'ultimissima al ministro Speranza, ma non credo che arrivi risposta perché quella è per far notare, caro signor ministro, che noi sappiamo, magari non saremo tantissimi, ma stiamo aumentando, sappiamo cosa avete fatto, cosa state facendo e cosa farete. E prima o poi un giudice a Berlino lo troveremo e chi ha commesso, diciamo così, degli errori sarà chiamato a risponderne. La terza invece, quella di mezzo, l'avevo inviata al Ministero degli Esteri per questa nota dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, secondo la quale ci sarebbero delle allerte di livello 4, quindi rosso, il più alto di tutti, con il consiglio forte, diciamo, a non viaggiare in Italia. Uno per la questione Covid, l'altro per la questione terrorismo. Io avevo chiesto conto della questione terrorismo. La risposta la trovate sul mio sito, sotto metto il link, da parte del gentilissimo dottor Del Riu, che mi ha messo lì un bel papocchio su Covid, ma io volevo sapere di più della questione terrorismo. Su quella, ha specificato come, sostanzialmente non ci sia niente di cui allarmarsi perché, cito, dal 2018
Questo genere di allerte viene pubblicato periodicamente. Poi quando c'è un aggiornamento, no, c'è chi, come è capitato a me, si domanda: ma non è che potrebbe succedere qualcosa? Io più che altro ho fatto notare che forse sarebbe stato il caso di fare una nota ministeriale da far girare, da sottoporre ai cittadini per dire: guardate, non c'è nessun problema, è una, diciamo un pro forma, insomma, una cosa così. Il fatto che noi rientriamo, come dice il dottor Del Rio, in una platea di stati molto ampia, quindi non è che dice l'hanno fatto solo con noi, a me non è che cambi molto, insomma, io ragiono su quello che può eventualmente accadere in Italia e su quella che potrebbe anche essere la ricaduta in termini di turismo, insomma, i viaggiatori americani che, come ho segnalato al Ministero, dalle nostre parti pare valgano più o meno 5,5 miliardi l'anno, che non è poco. In ogni caso ho gradito la risposta, l'ho pubblicata, quindi chi vuole andare a vederla, scelga se tranquillizzarsi o meno. Io ho ribadito nel mio ringraziamento che magari potrebbe essere colto come suggerimento quello di fare in modo di emettere appunto questa nota per informare gli italiani e tranquillizzarli se del caso. Quindi niente, poi vedremo se ci saranno altre risposte dagli altri ministeri, non credo. Mi è passata la scimmia, quindi in questi giorni non dovrei scrivere a nessun altro. E poi vediamo se troviamo qualche altra cazzabubola da condividere con i miei due lettori, ben volentieri. Intanto per oggi è tutto dallo studio della mia tavernucola.